Salve a tutti i miei centrizzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Miss Electric ed oggi eccoci qui nuovamente su Food Fantasy. So che è praticamente passato più di un mese dal mio ultimo video, sono sempre stato impegnatissimo, soprattutto per quanto riguarda appunto la scuola e altri impegni vari, insomma, e quindi registrare un video era sempre complicato. Visto che appunto sono iniziate le vacanze di Pasqua, ne sto approfittando proprio per registrare appunto questo video, dove in particolare hanno aggiunto proprio l'evento di Pasqua, e sarebbe questo è l'evento che già misero l'anno scorso, però l'hanno rimesso e non so il motivo. Noi oggi andremo a giocare a questo evento, però oltre a quest'ultimo hanno messo altri eventi, ovvero Easter Eggs Are Here, e praticamente ogni giorno tipo ti danno dei premi. Questo è un evento che praticamente può ottenere dei premi in particolare spendendo dei veri e propri soldi, in poche parole, e ogni euro ammonta a un tot di punti. Questo è un evento di Summon, infatti se vi ricordate nello scorso video c'era proprio quello di destra, ovvero Butter Tea, l'hanno reinserito insieme a quest'altro che sarebbe Huangshan Maofeng Tea, tipo un tè cinese o qualcosa del genere, e quest'oggi andremo a fare altre Summon. Se vedete appunto sono salito livello 78, perché giocando giorno dopo giorno e affrontando appunto i livelli, affrontando appunto le quest giornaliere, salgo di livello. Quello che abbiamo ottenuto qui sono praticamente dei Fallen Angels, che sarebbero praticamente i pet che ti danno, diciamo, dei potenziamenti. Il video in cui appunto vi mostro questo gioco in tutte le sue caratteristiche deve ancora uscire, mi sto stilando dei punti da mostrarvi. Ovviamente non vi mostrerò tutto perché è veramente tanta la roba. Questo video durerebbe all'incirca 40 minuti e non ci tengo. Se voi cliccate qui in alto dove sta Daily, praticamente queste sarebbero le missioni giornaliere. Arrivate a 100 punti praticamente possiamo ottenere 30 cristalli. Voi al giorno otterrete 50 cristalli normalmente dalle missioni giornaliere. Poi se invece affrontate lei, che praticamente sarebbe Durga, e io direi di andarla a fare, dai, facciamolo. Come vedete praticamente è una battaglia normalissima, dove voi attivate delle mosse in particolare qui in basso a destra, in poche parole. Bisogna cercare di fargli più male possibile. In base appunto a quanto danno fate, voi appunto sarete piazzati in una classifica, in un rank, in poche parole, e in base al rank vi darà un tot di gemme il gioco. Questo è un evento giornaliero, quindi voi se lo fate, diciamo, giorno dopo giorno, potete ottenere 10 gemme sicure. C'è da dire che lei, man mano che appunto passa il tempo, diventa molto più forte e vi farà più male. Quindi diciamo che è difficile che voi resistete per 8 minuti, in poche parole, è veramente difficile. Solamente, diciamo, i player molto più alti con dei buoni food soul riescono a farlo. Però ad esempio il mio record è di circa 800.000 di danno ed è bassissimo, perché c'è gente che è addirittura arrivato a 8 milioni di danno. E io, voi potete pensare che sono a livello molto alto, ma non è così. Ci stanno giocatori che fanno veramente paura, raga. Raga, infatti, guardate, abbiamo fatto 761.000 di danno, non abbiamo superato il nostro record e abbiamo lottato per buoni 5 minuti, per dirvi. Infatti, ragazzi, una volta che sarà finito l'evento, infatti qua c'è il counter di quanto, fra quanto finisce l'evento, noi potremmo ottenere, in base alla nostra classifica, ma sarà sempre intorno a, penso qui, intorno ai 2000-4000, otterremo 10 gemme giornaliere, che non fanno mai male. E vi consiglio di non sprecarle, perché per eventi del genere, che dopo vi mostrerò, sono davvero importanti. Prima di andare a affrontare l'evento, c'è stato un altro evento poche settimane fa dove potevi affrontare dei livelli e ottenere dei particolari oggetti. Con questi oggetti ti scambiavi delle shard di lei, che sarebbe Kingtan o qualcosa del genere, insomma un cibo strano, e non l'ho ancora fusa, quindi facciamolo ora e otteniamo lei. Eccola qua, che in realtà prima si chiamava Matcha Rice, in poche parole. Non è chissà quanto forte, però comunque per la collezione ci sta. Un'altra cosa che vi volevo far vedere e che non ho fatto in queste settimane è proprio fondere le shard che voi avete in più per ottenere casualmente
delle altre shard. E magari se avete la fortuna potete ottenere delle shard molto buone. Ad esempio con 5 shard che siano dello stesso rank, quindi in poche parole o 5 shard delle super rare o 5 shard delle rare, non potete mischiare insomma, potete ottenere casualmente da 5 shard una shard di appunto un altro food soul. Io me ne sono conservate davvero tante e oggi lo andremo a fare, così vi spiego anche quest'altra funzione che è davvero importante. Ora, come facciamo per fare velocemente? Clicchiamo qui in alto a destra dove sta scritto batch e possiamo selezionare direttamente le shard da fondere per ottenere altre shard. Le shard rare daranno le super rare. Le super rare hanno una maggiore probabilità di dare delle shard di ultra rare, ma possono anche dare delle super rare. Ora andiamo a fondere lei che abbiamo a 5 stelle. Sake che spero di trovare oggi, così facciamo anche lui a 5 stelle. L'importante è non fondere Zhongzi, Sake e Cold Shrimp che ci servono per farle a 5 stelle. Ora fondiamo tutti questi. Ragazzi, guardate quanto oro che consumiamo per andare a fondere circa 2000 shard e per ottenere circa 400 shard di super rare. Facciamolo. Raga, esplode il telefono, raga. Guardate, raga. 58, 38, 58, 37. Abbiamo ottenuto delle shard dalle rare. Possiamo anche farlo dalle super rare. E in particolare io ho conservato circa 615 shard di Black Tea. Ragazzi, io ovviamente sto fondendo le shard che non mi servono, ovvero di quei food soul che ho già a 5 stelle. Quindi non, diciamo che in questo caso posso benissimo farlo e avere la fortuna e tentare la fortuna nel trovare altre shard che magari mi servono. Andiamo a fondere vodka che ho già 5 stelle, andiamo a fondere lei che ho già 5 stelle. Ok ragazzi, allora ho selezionato le shard che non mi servono sperando di ottenere delle cose buone. Ragazzi, 10 milioni di oro vanno via. Guardate raga quanto scende l'oro. Madonna raga, è sceso tantissimo. Ok. Ok ragazzi, abbiamo ottenuto davvero davvero tante shard. Ragazzi, davvero tante shard. Addirittura ragazzi possiamo portare Bamboo Rice a 2 stelle. Ottimo. Perfetto. Ci serve fare una cosa del genere. 2 stelle anche foie gras. Ottimo. Possiamo portare a 4 stelle Sweet Tofu. Ragazzi, questo è uno dei migliori healer di questo gioco. Perfetto. Oh, Tangyuan, come cavolo si chiama, non l'ho mai imparato. 4 stelle anche lei, ottimo. Ragazzi, ci stiamo maxando piano piano. 4 stelle anche Tiramisu, ottimo. Ragazzi, vedete, è una cosa ottima fondere le shard. Wonton ha 3 stelle anche lui, ottimo. Una cosa che non vi ho detto è che ho fatto B52 a 5 stelle, finalmente la mia prima ultra rara 5 stelle. In cosa consiste questo evento? Il vostro scopo, in poche parole, è riuscire a sconfiggere almeno 100 volte questi jester. Una volta che l'avete fatto, potete ottenere, cosa che io già feci ad ottobre, direttamente pizza e potete ottenere lo Smiling Clown, cosa che io, come vedete, ho già. Una volta che voi entrate nel Terror Park, praticamente vedete delle vere e proprie attrazioni, il labirinto degli specchi, le tazze che girano, insomma. Ci saranno altre attrazioni che usciranno nei prossimi giorni. Questo è un evento di 15 giorni, in poche parole, è già iniziato praticamente da questo lunedì, in poche parole, da lunedì 15. Come fate? Voi praticamente cliccate una delle due attrazioni, io faccio questa giusto per... Vi dà a disposizione 10 tazze. Voi praticamente dovete riuscire a trovare all'interno di queste tazze il jester. Una volta che voi l'avrete battuto, si resetterà l'intero scenario, in poche parole, e ricomincerete da capo. Ogni personaggio del genere, per affrontarlo, vi richiederà 10 cuori, mentre serviranno 20 cuori per affrontare il jester. Raga, è totalmente a caso, c'è un jester in 10, in questo caso, tazze. E una volta che voi avrete affrontato questo livello, in poche parole, ottenete 500 punti. Come vedete, io già sono a 133.748 punti, in poche parole. Ho sprecato dei diamanti, dei cristalli. Quindi vi consiglio di non sprecarli così inutilmente, ma di utilizzarli in eventi del genere, dove potete ottenere davvero delle belle ricompense. Ora, io sono davvero molto sfigato, quindi sicuramente non ci sarà qui il jester, appunto. E praticamente il vostro scopo è quello di trovare il jester.
Infatti, guardate, ho fatto un altro livello, altri 500 punti. Una volta che voi avete praticamente ottenuto dei bei punti, andrete a scalare una classifica. Io sono rank 2127, ero arrivato a 1500 ieri, però non ci ho proprio giocato, ero abbastanza avanti. E ragazzi, guardate, c'è gente che spende tantissimi cristalli per eventi del genere, dove però le ricompense sono molto molto buone. Ad esempio, tra i primi 50 otterrete 6000 ember, che sarebbero 40 summon, e ottenete praticamente pizza 5 stelle, perché 390 shard sarebbe avere un food soul almeno ultra raro a 5 stelle. Io praticamente, come sono piazzato ora, non lo porto nemmeno a 2 stelle. Già ce l'ho ad una stella, ma a 2 stelle non ci riesco. Io ora vi faccio questo video solo per mostrarvelo, ma successivamente, appunto, perché ci tenevo, però successivamente andrò a giocarmelo per conto mio, insomma. Diciamo che ciò che interessa a me sarebbero appunto le ember, perché io pizza già ce l'ho e poco mi importa farlo salire di livello, anche se però, devo essere sincero, molti dicono che pizza è uno dei migliori food soul di appunto questo gioco, ed è, se non sbaglio, un mago o qualcosa del genere. Sto andando alla ricerca di questo jester. L'ho detto, l'ho trovato, ottimo. Vi faccio vedere come funziona il jester, che si struttura praticamente su quanto danno noi facciamo. Più danno facciamo, più possiamo ottenere questi game coins. Il massimo da ottenere, il massimo ottenibile sarebbero 5 game coins. E praticamente funziona in questa maniera. Verranno sprecati 20 cuori anziché 10, e lui inizialmente sarà abbastanza debole. Poi almeno io riesco ad arrivare a circa un minuto, che è abbastanza. E qui la particolarità di questo jester è che i punti che tira non saranno 500, ma saranno in base al danno che gli farai e in base a quanto riesci a resistere. Ad esempio, io che arrivo appunto a circa 1 minuto e 13 ottengo, se non sbaglio, intorno agli 800 punti. Però non è sempre così, dipende anche dai danni critici che un nostro Food Soul riesce a fare praticamente. Quindi non è sempre 800 punti fissi. Ora cerchiamo di ottenere più punti possibile, perché anche un minimo punto può essere, diciamo, fatale. La cosa che vi consiglio è di avere un curatore all'interno del vostro team, perché vi sarà davvero utile. Ecco, ho sbagliato, cavolo, nelle condizioni del genere, perché vi potrà curare la squadra. E vedete, ho ottenuto 711 punti. Un'altra particolarità di questo evento è proprio l'utilizzo dei game coins. Voi praticamente cliccate qui in basso a destra, ovvero Easter Egg Machine, e c'entra anche con Pasqua, quindi penso l'abbiano fatta apposta. E praticamente voi avete a disposizione 100 coin da utilizzare al giorno. Una volta che voi avete utilizzato in questo evento 100 coin, potete ottenere direttamente cheese, quindi un altro food soul che sarebbe un M, quindi buono nei ristoranti. In questi 100 coin, che praticamente corrispondono a 100 uova che contengono delle particolari sorprese, ci sono delle sorprese speciali che possono essere le shard di cheese e altri eventi in particolare. Io oggi non andrò a fare delle estrazioni, perché ad esempio domani, ovvero 200 gemme che posso andare a ricaricare per ottenere più cuori, qui in alto potete cliccare e con 100 gemme ottenere 100 cuori in più. Quindi non vi conviene sprecare le gemme così inutilmente, ma lo fate per una buona causa e per eventi in particolare. Se vi ricordate, ero in una classifica molto più bassa, affrontando dei livelli sono salito appunto di rango. Ora, finalmente, queste summon sono simili a quelle dello scorso evento, quindi scambiare degli oggetti con appunto le soul ember. Ci andiamo a fare 30 summon tranquille, e solo queste faremo. Quindi andiamo a scambiare 4500 soul ember, sperando di ottenere qualcosa di buono. Lo spero vivamente. Spero di ottenere direttamente Butter Tea, che sarebbe il perno di questo evento. Non abbiamo ottenuto l'ultra rara, perché altrimenti, diciamo, ci sarebbero state le fiamme. Però abbiamo ottenuto due epiche che mi servono, ottimo. Tre che mi servono, ok, tre epiche, non è male. Tre super rare, scusate, tre epiche. E la cosa bella è che facendo 10 summon potete ottenere 10 summoning letter. Con queste summoning letter voi andrete a ottenere i gettoni, in poche parole. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Niente, nemmeno qui niente. Per ora niente proprio. Sakuramochi, niente. Tempura, tutte rare, ok, lei è super rara, va bene. Due volte lei. Zongzi, ottimo, ci serve.
Ti prego, almeno un ultra rara, dai. Ok, ultra rara, ragazzi, ultra rara all'ultimo. Raga, vi prego, batterti, ti prego. Non voglio sprecare altre sole ember, ti prego, batterti. Udon. Eclair. Coffee. Cassata, che sarebbe un altro food soul importante di questo evento. No, foie gras, no. Vabbè, non fa niente. È sempre un'ultra rara, però volevo batterti. Già ce l'ho lei. Vabbè, non fa niente, dai, non fa niente, peccato. Un altro Eclair, va bene. E vabbè, abbiamo ottenuto lei, ma non fa niente. Almeno abbiamo ottenuto un'ultra rara. Non fa niente, peccato. Io non so se riuscirò a fare altre salmon, perché raga, non mi va di sprecare tante Soul Ember. Milk Tea possiamo farla a 2 stelle. Va bene, non male. Però se non sbaglio possiamo fare anche Zongzi a 5 stelle, no? Possiamo fare Eclair a 3 stelle. Ok. E una cosa che vi volevo far vedere è proprio questa. Mentre parlo ve lo starò facendo vedere. Perché Eclair è un nuovo food soul aggiunto da praticamente un mesetto circa. E ho fatto delle salmon per ottenere appunto lui. E guardate che sta succedendo. Guardate cosa sta succedendo. Che praticamente comunque non possiamo farlo, Zongzi. Guardate che sta succedendo. Cioè, praticamente in 6 salmon ho ottenuto tutti e 6 Eclair. Infatti l'ho potuto fare solamente a 2 stelle, perché appunto è un raro e dà poche shard. Comunque Zongzi ci mancano 15 shard, Sake 14. Peccato, potevamo farci questi 2 a 5 stelle che non sono male. E ragazzi, quindi cosa dire, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare, lasciate tantissimo un like in su, commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati sui feed dei video. Ci rivediamo e arrivederci!